E bene a tutti ragazzi, qua Pane, oggi sono tornato con questo nuovo commentary sul canale del GTF Clan. E ragazzi, volevo dire a tutti quelli che non hanno ancora sentito la mia voce, a tutti i nuovi iscritti che non mi hanno ancora conosciuto, che non sono un nuovo membro, ma sto nel clan più o meno da fine gennaio, quindi ragazzi, non preoccupatevi, non sono nessuno di nuovo, imparerete a conoscermi con il tempo. Sono stato inattivo sul canale del clan per più o meno un mese, a causa di problemi vari, come poteva essere la verifica di recupero. Adesso che è iniziata la scuola, che iniziano le verifiche, anche è ancora peggio. E niente ragazzi, però non voglio parlarvi di me in questo commentary, visto che vi annoiereste un sacco. Volevo introdurvi prima al gameplay, prima di parlarvi dell'argomento che avevo scelto per il commentary di quest'oggi. E il gameplay in questione è l'introducing di un nuovo membro, ovvero JTF Infernal. Il gameplay è un triple nuclear fatto con l'M27 su dominio in drone. Adesso Redneteve mi ha scritto che è stato fatto con l'M27 in dominio. Io non so se è stato fatto in veterano, visto che di solito l'M27 si usa in veterano, se è stato fatto in dominio recluta. Ad ogni modo, ragazzi, penso che comunque lo vedrete voi, non c'è bisogno che ve lo dica il commentatore, la modalità su cui è fatto il gameplay, cioè si vede. Quindi, ragazzi, mi è stato detto anche da Infernal di aggiungerlo su PlayStation Network. Il nome del suo account è JTF-Infernal. Se avete dei dubbi su come si scrive, ve lo lascerà scritto lui qua sotto nei commenti. Comunque è tutto maiuscolo la scritta JTF con il trattino basso in mezzo al tag clan e al nome, e Infernal è scritto con la lettera maiuscola. Quindi ragazzi, per chi fosse interessato, mi raccomando, non esitate ad aggiungerlo, non vergognatevi, visto che comunque quando entro in lobby a qualcuno, e a me in questo periodo inizia a capitarmi, fate delle reaction che sono assurde per me, che sono soltanto un commentatore, non sono neanche uno youtuber così conosciuto. Quindi ragazzi, state tranquilli, non vergognatevi quando ci incontrate, non vergognatevi assolutamente di aggiungerci sul PlayStation Network. E niente ragazzi, prima di iniziare con il commentary in sé, volevo farvi una piccola domanda, vi volevo parlare un pochino della scuola, volevo chiedervi come è iniziata per voi. Io ragazzi, che ho iniziato la scuola martedì, oggi è giovedì pomeriggio, per me è iniziata veramente molto male, visto che domani abbiamo già la prima versione di latino, la prima verifica di latino, dove appunto dovremmo fare una versione, quindi ragazzi, potete capire, c'è stata fissata il secondo giorno di scuola per il quarto giorno di scuola, è stato veramente tutto molto brutto. Infatti ragazzi, ho dovuto aspettare purtroppo che i miei genitori uscissero per fare questo commentary, perché non, in teoria per loro dovevo studiare e ho studiato veramente un sacco oggi, ma purtroppo, cioè non purtroppo, dovevo anche fare questo commentary e niente, sono arrivato un po' in ritardo, lo sto facendo un po' in ritardo, comunque spero che per Retentive non cambi nulla. E niente ragazzi, quest'oggi vi volevo parlare di un argomento che forse sì è già stato trattato, ma ve ne volevo parlare a modo mio, volevo dirvi quello che penso io e appunto nel modo in cui voglio. Niente ragazzi, quest'oggi vi volevo parlare di cosa ne penso io dell'Expo, non dal punto di vista politico, perché dal punto di vista politico ci sarebbe da parlarne troppo e si solleverebbero discussioni che non finirebbero più nei commenti, quindi diciamo che quel lato lo lasciamo perdere. E niente ragazzi, sta per giungere al termine anche l'Expo, visto che mancano più o meno 40-45 giorni, un mese e mezzo più o meno. E se non ci siete ancora stati, io vi invito fortemente ad andarci, perché comunque è un'occasione che capita una volta nella vita, perché il prossimo lo faranno in Kazakistan e chissà quando mai, chissà se mai lo rifaranno in Italia, quindi ragazzi, sfruttate questa occasione, se abitate un pochino lontano, andate tranquilli, prendete un treno senza biglietto, poi se vi chiama il controllore lo beccate in culo e vi prendete centinaia di euro di multa. E niente ragazzi, io personalmente ho goduto molto questa esperienza, mi è piaciuto per diversi fattori, ma non mi è piaciuto anche per altri fattori, che vi andrò a elencare negli ultimi 2 minuti, perché sì, ormai rimangono soltanto 2 minuti di questo commentary. Partendo dal fatto che le code sono davvero troppo lunghe e secondo me sotto questo punto di vista c'è da organizzare tutto un pochino meglio. Bloccare l'entrata alle file dopo un po' che entra troppa gente, e qualcosa di questo tipo farebbe sicuramente comodo, evitare file lunghe, anche 250 minuti. Io ho sentito 250 minuti. Sono stato dal Giappone, al padiglione del Giappone, alla mattina. Per fortuna ho beccato soltanto un'ora di fila,
Quando sono ripassato di lì per andare a fare merenda al McDonald's con un mio amico, ho sentito lo speaker che diceva 250 minuti di fila, quindi pensate un po' voi chi cazzo c'ha lo sbatti di fare 250 minuti di fila. E niente ragazzi, i padiglioni più belli che ho visto comunque sono stati quello del Giappone, molto, molto carino, quello del Kazakistan che per forza sarebbe dovuto essere molto bello perché il prossimo Expo lo faranno appunto in Kazakistan e dovevano farsi comunque una buona pubblicità, quindi ragazzi se non siete ancora andati all'Expo e avete in programma di andarci, andateci presto a quello del Kazakistan perché poi al pomeriggio o alla sera quando ci sono andato io c'è veramente tantissima fila. Mi aspettavo molto di più da altri stand, come per esempio quello degli Stati Uniti, dove per esempio lì non c'è neanche la fila, però non c'è neanche un cazzo da vedere, c'è un piano con alcune illustrazioni di come viene coltivata la roba in America, robe di questo genere, c'è la faccia di Obama che parla, però nulla di interattivo, nulla che possa intrattenere più di tanto. E poi al piano di sopra c'è il balcone con un bar. Quindi ragazzi, anche il padiglione del Brasile è carino, se avete voglia di scazzarvi un po' a metà della vostra giornata, passateci, c'è tipo una rete dove voi dovete camminarci sopra, abbastanza carino, cioè, per ridere un po', ecco, per ridere un po' verso la metà della vostra giornata appunto all'Expo. E niente ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine di questo commentary, anche quest'oggi un cazzo perché non facevo commentary qua sul canale del clan, come vi ho detto prima, da molto molto tempo, io spero che comunque vi sia piaciuto. Ho cercato di intrattenervi al meglio, il mio consiglio è andare all'Expo. Come la penso politicamente non ve lo dico perché il motivo ve l'ho già spiegato prima. E niente ragazzi, vi invito a lasciare 500 mi piace per questo nuovo membro, ovvero JTF Inferna. Qui da Pane è tutto, ci sentiamo al prossimo video, bella. IGTF, oh, ti ammazzati, ti gasparati. Quando arrivo devi farmi passare.